Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Buongiorno, oggi è domenica 17 aprile, sono le 9:10. Io mi sono svegliata alle 8:30 e ho deciso di registrare un vlog. Quindi vi porto tutta la giornata con me. Mi sono svegliata alle 8:30, ho fatto colazione, mi sono piastrata i capelli. Questo è il risultato. E ora vado a truccarmi. Oggi andremo alla cresima di Giorgia. Quindi mi porterò alla cresima di Giorgia. Ora trucco e poi partenza perché sono in ritardo. Ma stranamente, perché di solito quando io programmo le giornate, di solito sono sempre in orario. Mentre oggi un attimo mi sono persa, diciamo così, e quindi ho fatto un po' di ritardo, però di poco, quindi ce la dovrei fare. Ciao, qua sono pronta. Sono messa questo vestito, questo coprispalle, questi orecchini carini carini. Poi ho la borsa nera. Eccola qua. E anche l'anello ho messo, le scarpe, vabbè, i tacchi logicamente, e niente, ora si parte. Siamo arrivate e ora aspettiamo. Adesso andiamo al ristorante. Siamo in macchina. Allora, siamo appena arrivati. Il posto è davvero davvero bello. Adesso vi faccio vedere. Un po' di pazienza. La gente è meglio la piscina. Vabbè, c'è il mare, insomma, vista mare, e poi c'è la piscina. E poi c'è un'altra. Vabbè, dopo ve la porterò a far vedere. Giorgia è arrivata. Ora la riprendiamo mentre è il gradino. Auguri! Abbiamo mangiato gli antipasti. Adesso siamo venuti qui all'aria perché è uscito un po' di sole. Guardando un po' che c'è la piscina. Che bello, qui c'è Giorgia. Guarda che bella Giorgia. Chiara! Poi io ho requisito il telefono a Giada perché lei è maleducata, allora io l'ho requisito. E ora niente, ci facciamo alcune foto. La piscina è fantastica. Poi ci facciamo le foto e poi andiamo a risaliamo e andiamo a mangiare il primo. Siamo uomini e donne. Granai. Adesso in pratica abbiamo mangiato anche i primi. Andiamo a Milano. E io ho ancora sempre requisito il telefono di Giada. Vedi dietro tutto lo sfondo. Ragazzi, no, levati Andrea. E adesso andiamo di nuovo in piscina. Adesso stiamo andando al prato sotto. Qui dice Giada, strana, non ha il telefono. Andiamo al prato, una lunga discesa. E niente, andiamo al prato. Ecco, questa è la discesa. Andrea, adesso siamo in un prato, in una discesa tra parentesi, a mo' di prato, vedete? Vedete? Qui con i tacchi tra parentesi. Però dai, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, mi sono sporcato tutte le scarpe. Uffi. E ora risaliamo le scale. Allora adesso stiamo ancora qui ad aspettare, cioè no, noi abbiamo finito. Ciao! Cosa gridi? Io e Chiara abbiamo mangiato la carne, mentre per gli altri il pesce, perché per noi il pranzo sarebbe in teoria finito, mentre per gli altri ancora no. Manca un secondo. Questo è il mare di Cupra, ciao Gio! Ciao! È il mare di Cupra in pratica. E vi consiglio di venirci perché è bellissimo. Cioè, niente. È frequentato dai milanesi. Brava! Questa è l'altra discesa. Sempre discese, sempre discese. È un po' faticoso. Perché ragazzi, guarda che gentile.
Ma che cosa mi dà? Mi donano i fiorellini, grazie! Ora si aspetta la torta. Stiamo di nuovo riscendendo le scale e siamo. Abbiamo finito il dolce, ho bevuto anche un po' di prosecco, sì, mi sono concessa. Ma no, ma le scarpe! Le scarpe! Ora siamo un attimo a casa di Giorgio e lei ci ha portato il cibo. Noi la stiamo aspettando. Adesso siamo fuori, vedi qui il panorama, qui il panorama, perfetto. Siamo fuori, sono le 8. Fuori casa di Giorgia. Sono le 8. Sono le 8. Sono le 8 e un quarto. Fuori casa di Giorgia. Siamo fuori casa di Giorgia. Mi piace? Bellissima, bellissima. Siamo un po' qua. Allora, siamo sul divano. Un po' stanche, Giorgia, vero? Un po' stanche, sì. Giorgia ha con sé un apparecchio a lei interessante. Si legge? Topolino, topoletto, zumbamba. Dai, con sei, è stato regalato, sei molto felice e contenta. E la mamma poveretta, zumbamba, gli ha tirato la scopetta, zumbamba. Che cosa so? Corri, corri all'ospedale. Allora, sono le 9 passate. Sono precisamente le 9:02. Siamo ancora qua. Però adesso mi è arrivata anche a me la stanchezza. Prima che eri. Prima ero un po' stanco, cioè sono un po' stanco. Spero che non ci Si fai un saluto? Saluto! No, no! Purtroppo no, Andrea Niles si è fatta una pennica. Si è cannata. E quindi adesso si fa una pennica. Oggi abbiamo avuto il prosecco. Anche Becca sta su Andrea Niles, lo sto riprendendo, ma non fa niente. Sto riprendendo via. Questo. Porca Valenza, che pennica che mi sono fatto. Invece parla al telefono. Andrea Niles si fa sempre le pennichelle perché la sorno. Questa è Andrea Niles di persona. Fammi vedere le tue unghie, Andrea Niles. Mi piacciono? Scrivetelo nei commenti, vi lascio anche il link del video se non l'avete visto. Gli vende l'Avon. Il link della video. Ah, lei è la soprannominata Betta, Elisabetta. No, prego. Io non saluto. Poi l'occhio. Quindi sono andata un attimo al bagno perché volevo fare la via, un'urgenza. Vabbè, ovvio perché ho cambiato posizione. Aveva un'urgenza. Andrea, questo va su YouTube, no? Sì, certo. No, le gambe aperte. Oh, le gambe aperte. L'ho già ripresa. Prima. Viva le gambe. Tornata a casa. Sono le 10:11, ora mi metto il pigiama e vado a dormire perché sono abbastanza stanca. Devo dire, i piedi non mi fanno tanto male, cioè non mi fanno per niente male. E sono un attimo tornata da 10 minuti più o meno, però mi sono fermata un attimo a vedere i messaggi WhatsApp, insomma, a vedere alcune foto, quindi ho perso tempo. Allora ragazzi, manca da struccarmi, poi vado a letto, quindi vi saluto adesso. Vi dico che oggi è stata una bellissima giornata, un po' stancante, ma ci stava, insomma, cioè tutto il giorno fuori casa, per cui sì, un po' stanca sono, però devo dire che non sono proprio morta. Sono le 11, sono le 11. Volevo salutare due ragazze, Giadina, ciao Giadina, Giada probabilmente, ciao Morena, ciao Morena e ciao Martina, ciao Marino, ciao Martino, un bacione a tutte e tre. Ogni tanto ho ancora questi attacchi, mannaggia la paletta. Va bene, comunque vi mando un bacione. Se il vlog è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su. In arrivo ci sono tanti vlog anche della gita, quindi a chi piacciono i vlog, mettete, attivate magari le notifiche del mio canale, perché appunto questa settimana ci saranno diversi vlog. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo. Buonanotte!